Sono abbastanza d'accordo con l'idea secondo cui il Milan dovrebbe fare poche cose ma ben mirate nel mercato. Questo è il calciomercato che farei io se fossi nella dirigenza del Milan, ma per fortuna di tutti i milanisti non ne faccio parte. Per quanto mi riguarda, il Milan necessita assolutamente di una punta forte barra fortissima, almeno un centrocampista in grado di fare filtro, almeno un difensore centrale forte barra fortissimo, e come bonus ci metterei un terzino destro. Ma volendo, per un ultimo anno potrei farmi anche andare bene ancora a Florenzi e Calabria, anche perché in primavera o magari in Under 23 ci sarà Jimenez, e su di lui ho grandi aspettative. Il mercato che ho in mente segue principalmente due linee guida: voglio giocatori giovani ma non troppo, voglio giocatori che possano ambientarsi in fretta perché non c'è tempo da perdere. Guarderei quindi per prima cosa al mercato italiano, dato che senza il decreto crescita non ci sono più vantaggi fiscali a comprare giocatori all'estero, o almeno credo sia così. In più, avere qualche italiano potrebbe starci. Abbiamo la proprietà americana, un francese e uno svedese in dirigenza, l'allenatore che forse sarà portoghese. Non credo che avere un blocco italiano sia necessario per vincere, ma non mi dispiacerebbe averne comunque qualcuno in più, anche perché perderemo pure Mirante, e quindi forse qualche italiano è necessario per le liste. Per il mercato che ho in mente servono circa 120-130 milioni di euro, ma sentendo questa cifra Scaroni sarà sbiancato, e quindi come budget iniziale mi sono messo soltanto 40 milioni, esclusi i rinnovi di CDK e Salmeker. Al di là di questi, comunque qualcuno devo cederlo. Leao per meno di 120-130 milioni non lo vendo. Teo, a meno che non sia lui a chiedermelo, lo terrei. Pulisic non lo cedo. Tutti gli altri per me sarebbero anche cedibili. Qualcuno devo per forza venderlo se voglio prendere 4 giocatori mediamente forti, e il primo che venderei è sicuramente Maignan. È ormai palese che chiedere cifre vicino ai 100 milioni per lui sia impossibile. Di infortunio in infortunio il suo valore diminuisce sempre di più, mentre i dubbi sulla sua integrità fisica aumentano. Mike per me va quindi venduto quest'anno, magari sfruttando un europeo da protagonista, sempre che lo giochi. Ormai mi accontento anche di 45-50 milioni. Qualche mese fa ne avrei voluti 60, ma ora per forza son di meno. Forse sono scottato dalle sue ultime assenze e sto ragionando in maniera poco lucida, ma credo che difficilmente ora qualcuno potrebbe offrirci 60-70 milioni per lui. Mike ha 29 anni, ha saltato più di un terzo delle partite da quando è al Milan, chiede un ingaggio da top player e di miracoli ne fa ancora, ma negli ultimi due anni sono stati un po' meno di quelli del primo anno, e quindi Mike ha 50 milioni, a malincuore lo cedo. Passiamo oltre. Avevo circa 40 milioni di partenza, che spero siano fattibili. L'Atalanta riscatta CDK a 22 milioni circa. Salmekers viene riscattato dal Bologna per una decina. Non so per quanto cederei Mike, ma sto relativamente basso e mi accontento di 40. 40 più 22 più 10 più una quarantina dovrebbe fare intorno ai 110 milioni. Sono tanti, ma non bastano per il mercato che vorrei fare. Mi serve almeno un'altra cessione, e io cederei un centrale, uno tra Ciao e Kalulu possibilmente. Voglio un giocatore in difesa che penso sia superiore a entrambi. Ho Gabbia che mi dà sicurezza, Tomori è titolare, Simic lo tengo anche se è in scadenza, e magari nel corso dell'anno prova a strappargli il rinnovo. Volendo potrei tenere sia Kalulu che Ciao, ma non ha senso per un ragazzo così in rampa di lancio restare a fare la quinta scelta. Credo invece possa aver senso per Simic, anche perché lui ogni tanto potrebbe giocare nell'Under 23, e quindi cedo uno tra Ciao e Kalulu. Credo che a un 20-25 milioni accetterei. Lo so che sono giovani e che magari potrebbero esplodere altrove, ma accetto il rischio. Non so quanto possano offrirmi per quei due. Forse la cifra è alta, forse è bassa, non lo so. Tanto ogni giorno le valutazioni cambiano in base alle partite. Io proverei a strapparne 25 puntando sull'età e sul fatto che siano già esperti. Fingiamo quindi che riesca a cederne uno per 23-24 milioni. A questo punto sarei circa a 134. Spero poi di liberarmi in qualche modo di Balloture e Origi, risparmiando quindi sugli ingaggi. C'è poi Daniel Maldini che è in prestito al Monza, ma lui lo richiamo alla base, almeno fino a gennaio provo a tenerlo. Secondo qualcuno, Valentin Carboni vale 35 milioni, ma nel Monza quest'anno ha segnato 2 gol. Daniel ha 4 anni in più di Carboni, ma nella metà delle partite di Carboni ha fatto il doppio dei gol. Piuttosto che regalarlo per 4-5 milioni, vendendo certi prezzi, me lo tengo a Milanello. A me Daniel è sempre piaciuto, e forse l'esperienza a Monza l'ha fatto sbocciare definitivamente. Nel 4-2-3-1 poi potrebbe giocare in praticamente tutti i ruoli dell'attacco, e quindi se non mi arrivano offerte serie me lo tengo. Ok, ricapitoliamo un attimo. Ho ceduto Maignan, uno tra Kalulu e Ciao, mi hanno riscattato Salmekers e CDK, ho eliminato Balloture e Origi, ho richiamato Daniel, ho perso Giroud ovviamente. A questo punto, facendo due conti, ho circa 140 milioni di budget e devo prendere un portiere titolare, un difensore centrale titolare, un centrocampista che faccia filtro titolare, e magari anche due, una punta forte titolare, e volendo anche un terzino destro. Per la porta per me sarebbe stato perfetto Di Gregorio, ma è andato alla Juve. In generale comunque in Italia è pieno di ottimi portieri che costano molto meno di Maignan e che prendono anche molto meno. Parto quindi facendo una pazzia, e ve lo dico già, in porta il downgrade è abbastanza clamoroso. Vi prego di non insultarmi e vi ricordo che questo è soltanto un gioco. Andrei a Torino da Urbano Cairo e gli porterei quasi la metà del mio budget.
75 milioni. E gli saccheggio la difesa. Sistemo il portiere e prendo Milinkovic Savic. Sistemo la difesa e mi prendo Alessandro Buongiorno, già che ci sono. Sistemo anche la fascia destra e mi riprendo Bellanova. Ovviamente Milinkovic vale un quarto di Maignan, ma secondo me non è così scarso come lo dipingono. E per 10-15 milioni può anche starci. Per anni ho sperato che Milinkovic venisse al Milan e finalmente potrei realizzare il mio sogno, anche se in passato pensavo al fratello. Ma vabbè. Per quanto riguarda la difesa, è Alessandro Buongiorno il difensore forte e titolare che voglio. Lo voglio io, ma lo vuole anche mezza serie e forse anche qualcun altro in giro per l'Europa. Nessuno conosce il futuro, ma secondo me è difficile trovare controindicazioni all'acquisto di Buongiorno. Il capitano del Torino è fortissimo, è relativamente giovane ma già esperto e carismatico. È il leader difensivo di una delle squadre che subiscono meno gol in Serie A. In più, cosa non da poco, portandolo al Milan lo sottrarremo all'Inter, alla Juve, al Napoli e all'Atalanta. Qualcuno dubita di Buongiorno perché finora ha fatto bene principalmente giocando a 3 in difesa, ma per me non ci sono dubbi in questo senso. Bremer alla Juve ha appena dimostrato che se sei fortissimo il modulo non conta. Non conta che giochi a 3, a 4, a 2 o a 10. Per me Alessandro Buongiorno appartiene alla stessa categoria di Bremer, o comunque quasi alla stessa, e quindi conterà relativamente il numero di difensori che avrà accanto. Sarà lui che tanto guiderà tutti gli altri. Milinkovic lo ha valutato 15 milioni. Non so se Cairo potrebbe accettare questo prezzo, ma su Transfermarkt lo valutano 5, e quindi forse sì. Buongiorno l'ho valutato tra i 35 e i 40 milioni, la cifra che sembra chiedere il buon Urbano. Gli avevo offerto però 75 milioni e gli ultimi 20 sono appunto per Bellanova. Per me Bellanova è stato il migliore esterno destro della scorsa Serie A. Come Buongiorno ha brillato in un 3-5-2, ma per quanto mi riguarda pure per lui i dubbi sono pochi. Bellanova è nato e cresciuto nel Milan e nella nostra primavera ha sempre giocato a 4. Sicuramente deve migliorare in fase difensiva, ma è un 2000 e quindi ancora giovane. E neanche Teo sapeva difendere benissimo fino a pochi anni fa. Do quindi al Torino 75 milioni, ma per abbassare un po' la cifra potrei anche girargli Pobega. Al Torino aveva lasciato un bel ricordo e da noi in un 4-2-3-1 non so se avrebbe spazio. In ogni caso a questo punto la difesa sarebbe fatta: Milinkovic, Bellanova barra Calabria, Buongiorno e Tomori con alternative Gabbia, Simic e uno tra Ciao e Calulu, Teo con alternativa Calabria o Florenzio Jimenez. Più della metà della difesa arriverebbe dal Torino, ma il Torino è stata effettivamente una delle migliori difese dello scorso campionato e quindi numeri alla mano potrebbe essere un upgrade. Questa difesa sarebbe più forte di quella dell'anno scorso? Spero di sì, ma non lo so. Per me Buongiorno sarebbe il centrale più forte della squadra. Bellanova spinge più e meglio di Calabria, ma magari concede qualcosa in più dietro. Milinkovic è bravo, ma non è Maignan. Però non si rompe mai e negli ultimi 2 anni ha perso soltanto una partita. A malincuore devo badare al concreto e quindi meglio qualche errore in più ma qualche infortunio in meno, specialmente se uno vale il triplo dell'altro. Poi ho messo Milinkovic ma soltanto per comodità. Siccome sto già trattando con Cairo per gli altri due, magari mi fa un po' di sconto nell'ambito della maxi operazione, ma un profilo simile andrebbe bene comunque. Ok, chiudiamo la difesa e andiamo a vedere il centrocampo. Ci sono già Reinders, Sadli, Loftus-Cheek, Musa e Bennacer. Loftus è l'unico che può giocare anche come trequartista e quindi lo considero più tra gli attaccanti. Forse però non è l'unico che può giocare lì. C'è anche Reinders, sul quale si può lavorare. Tijani è bravo a fare qualsiasi cosa, ma sembra non eccellere in nulla per ora, e quindi non so se sia meglio continuare a usarlo come playmaker oppure se sia meglio da mezzala, o perché no, magari proprio da trequartista. Capirlo sarà compito di Fonseca, ma per ora io lo metto da playmaker. Accanto a Tijani però serve sicuramente un centrocampista in grado di recuperare palloni, di correre, che faccia filtro in sostanza. Qui onestamente non saprei su che giocatore andare. Mi viene in mente Frandrup del Genoa, ma non so se sia pronto per fare il titolare nel Milan, e quindi ho voluto fare le cose alla Redbird. Per omaggiare la nostra dirigenza ho voluto utilizzare un algoritmo rudimentale. Sono andato su Transfermarkt e ho cercato i mediani under 30 col valore più alto. Valore economico e valore sul campo non sempre coincidono, ma da qualche parte bisognerà pur cominciare. Questa grosso modo è la classifica e fa sorridere che mi sto arrabattando per cercare un giocatore simile quando nella top 10 ci sono due nostri ex giocatori. Al 15° posto c'è anche Bennacer e Locatelli, altro nostro ex, e al 17° posto. Se comunque metto insieme tutte le caratteristiche che cerco, ci sono due giocatori interessanti. Yulman, classe 1999, ex Lecce, che arriva da una grande annata allo Sporting Lisbona. E poi c'è quello che sta iniziando a diventare un evergreen del nostro calciomercato, il buon Amrabat, che ha giocato e vinto l'ultima finale di FA Cup, anche se in generale al Manchester quest'anno ha giocato pochissimo. Per una questione di costi onestamente preferirei il secondo. Il suo cartellino è ancora della Fiorentina e dovrebbe aggirarsi attorno ai 15-18 milioni. Per Yulman invece sembra che siamo già intorno ai 30 e quindi lo salutiamo. Amrabat prende 4 milioni più bonus al Manchester, una cifra tutto sommato lecita per uno che verrebbe a fare il titolare da noi. Onestamente non ho seguito molto Amrabat quest'anno, ma l'avevo visto al mondiale e l'ho rivisto una settimana fa in FA Cup e mi ha di nuovo colpito. Prima avevo detto che una delle linee guida sarebbe stata prendere giocatori abbastanza giovani. Amrabat però è del 96 e quindi non è così giovane, ma non si può neanche pensare di avere una rosa soltanto fatta da ragazzini. E a 28 anni il marocchino sarebbe per paradosso uno dei più
più anziani della rosa, dato che ormai over 30 si possono contare sulle dita di una mano. Anzi, neanche in realtà. Credo ci siano soltanto Florenzio Sportiello con più di 30 anni. Se vendiamo Mignon, di 95 non dovrebbero essercene più. E di 96 ci sarebbero soltanto Calabria e Loftus Cheek, a cui si aggiungerebbe anche appunto Amrabat. E quindi lo porterei al Milan. A questo punto, a centrocampo come potenziali titolari avremmo Reinders e Amrabat, Adli e Bennacer come riserve, Musa e Seresta Pobega in più. Onestamente nessuna delle riserve mi entusiasma, e su Isma delle perplessità sempre maggiori da dopo l'infortunio. Credo che però fino a gennaio vada aspettato, e voglio capire se riuscirà a tornare al 100% o anche soltanto all'80% di come era prima dell'infortunio. Al momento direi che intorno al 50%. Sicuramente un giocatore simile ad Amrabat serve, e forse ne servirebbero addirittura due. Ma forse è meglio non rivoluzionare ancora tutta la rosa, e chissà che Musa non possa avere un'evoluzione simile a quella del Kessié del 2021. A centrocampo quindi non tocco più di tanto. Ho speso 75 milioni in difesa, altri 15 a centrocampo. Me ne sono rimasti circa 50. Nel reparto avanzato ho Okafor, Leao, Chukwueze, Pulisic, Daniel Maldini, Loftus-Cheek e Jovic. Sappiamo bene che manca la punta, e siccome sto cercando un giocatore abbastanza giovane ma fortissimo, che conosca bene il campionato italiano e che possa ambientarsi subito, non ho particolari dubbi sul nome che voglio: Joshua Zirkzee. Senza se e senza ma. Mi bastano 50 milioni per prenderlo contando le commissioni? Non lo so, ma Zirkzee lo voglio. E quindi, per abbassare ulteriormente le pretese, inserisco anche Daniel, che magari verrà pure sponsorizzato da Salmeker. Ma Maldini glielo darei soltanto se fosse strettamente necessario, altrimenti me lo tengo più che volentieri. Non ci sono piani B a Zirkzee, secondo me. Voglio lui e in qualche modo me lo devo prendere. Io non vedo nessun rischio nel provare a prenderlo. Sicuramente il futuro può sorprendere anche in negativo, ma a mente lucida oggi non vedo perché Zirkzee dovrebbe floppare da noi. Penso sia il numero 9 perfetto per il Milan, e credo che pur non essendo un bomber da 25 gol, comunque potrebbe fare tra i 14 e i 17 gol, sostituendo quindi in tutto e per tutto Giroud, oltre a tutti gli assist che farebbe agli altri giocatori. Mi sono ricordato in post produzione che torna pure Colombo, ma a questo punto forse lui lo venderei definitivamente. Non so per quanto, 10 milioni? Tralasciando la punta passiamo agli esterni, ma in realtà lì sono a posto e non tocco nulla. Spero che Okafor e Chukwueze possano esplodere ancora di più, e spero che Pulisic non si faccia male confermando la stagione fatta quest'anno. Leao, come detto, non lo tocco, e quindi direi che a posto così. La squadra più o meno è completa. Ecco il mio 11 titolare, che so che a molti farà cagare. Milinkovic ha un portiere di fascia simile: Bellanova, Buongiorno, Tomori, Theo, Amrabat, Reinders, Pulisic, Loftus, Leao, Zirkzee. Siamo arrivati secondi, e dunque non credo che serva una rivoluzione. Serve però gente forte in tutti i reparti, e questi più o meno per me lo sono. Magari tolto il portiere, ma se vendere Maignan significa tenere Theo, allora non ho dubbi. Ciao Mike.